Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mondo di Kids. E oggi Duke è spastico, no, volevo dire, ha qualche problema di controller, quindi se farà delle cose strane è colpa del controller. E niente ragazzi, oggi siamo qui per farvi vedere ufficialmente su YouTube il nostro mondo di Minecraft, perché in realtà l'abbiamo solo portato in live. E ora ve lo faccio vedere in video. Però prima ti ricordo di iscriverti al canale per non perdere tutti i contenuti, anche perché settimana prossima ci sarà una nuova programmazione live e sarò in live tutti i giorni, tranne vabbè il sabato e la domenica, fatemi riposare almeno il sabato e la domenica, però sarò in live tutti i giorni. Poi vi manderò la programmazione in community, quindi mi raccomando, iscrivetevi, se no la community ve la perdete. Idem, seguitemi su Instagram perché vi farò tutto il planning della settimana prossima. Quindi niente, iscrivetevi, commentate se vi va, fate qualsiasi cosa, seguitemi, andate sulla wishlist, sul server Discord, dove vi pare a voi, sta tutto in descrizione. Detto ciò, vi spiego un pochettino perché, come è nato questo mondo e chi può entrare. Allora, vi ricordate tempo addietro che avevo fatto diversi mondi con voi iscritti, però poi ho dovuto chiudere la serie perché o era successo un disastro o alcuni non venivano su Discord o altri, insomma, vari casini, ok? E quindi ho deciso di ricreare un mondo vanilla, quindi interamente vanilla. In compagnia di Duke e tutte le persone, tutti gli iscritti che si uniranno sul nostro server Discord dovranno seguire delle procedure. Dovranno avere Minecraft Bedrock alla versione aggiornata con eventualmente Plus o Pass o quello che volete per giocare se siete da console. Se siete da computer non avete problemi, potete entrare quando volete. E niente, vi faccio vedere un po' il tour del mondo. Ovviamente possono venire anche gli iscritti dei miei altri collaboratori, quindi non ci sarete solo voi, ma anche ospiti, altri ragazzi. E io ricordo che il server Discord è in collaborazione con Ash, la mia amica, e anche altri youtuber/streamer. E potete divertirvi e anche giocare con noi nel tempo libero. Quindi, se vi va, fateci un salto. Allora, detto ciò, vi faccio vedere il mondo. Noi abbiamo iniziato da poco, infatti potete venire live su Twitch, tutti i giovedì dovrebbe essere la prossima settimana. Saremo attivi sempre online sul mondo e potrete anche partecipare. Quindi, insomma, libera cosa. Allora, Libera scelta. questo è il villaggio che abbiamo creato io e Duke. Ovviamente voi potrete costruire la vostra casa dove volete con le vostre cose. Nessuno vi verrà a rubare o chiedere roba. Quindi fate come se, cioè, se fosse una vostra vanilla in single player. Ovviamente ci stiamo la mano se chiedete. Sì, cioè, io qui nella nostra zona c'è stato televisor, poi alcuni di voi sono venuti un attimo a prendersi delle cose perché avevano bisogno di una mano. E niente, ora vi faccio il tour perché da 3 ore che vi sto dicendo che vi faccio il tour, ma non ho iniziato. Allora, Duke ha cominciato a recintare un po' il tutto perché ci venivano a spawnare annegati, pillager che arrivano a cavolo di cane, non si capisce perché arrivano, creeper, la nostra reggia qui è infestata dagli Enderman che mi vogliono bene e mi vengono a trovare ogni tanto. Cioè, veramente. Niccolo può dire, però, cioè, vengono 3.000 Confermo. Enderman a spawnare, cioè, a farmi compagnia.
Abbiamo già ottenuto il portale nel Nether. La volta scorsa offline ho perso tutta l'armatura e per fortuna che non avevo la spada, esecuzione, la mia spadina bellina che piace tanto a te. Però Ti odio. purtroppo ho perso il mio arco. E niente, il mio povero arco. E niente, qui abbiamo l'ascensore che ci porta a casa o sotto dove abbiamo le dispense. Eventualmente se non vogliamo fare l'ascensore c'è la scala. Questo l'ha costruito tutto Duke. Poi c'è una parte segreta che vedrete solo in live, quindi dovete venire in live per vederla. Poi abbiamo il laghetto qui dove ci sono le barchette. Lì giù abbiamo le farm di bambù e di farm, stanno là spiaggiate praticamente. Dovremmo fare effettivamente delle farm, mettilo in conto perché effettivamente ci Ah sì, possono servire. decisamente. Questa è casa nostra, ve la faccio vedere. Io ho un cagnolino, un pappagallo che sta di su. Boh, il pappagallo, dai. Pappagallo l'ho chiamato Calippo, non chiedetemi perché, ma non lo so, c'ha proprio la faccia da Calippo. Niente, Calippo be like. E qui c'è la cucina molto infrattata, molto. Questo è l'ascensore che ci porta di sotto, qui ci sono le librerie, qua c'è la prima. Primo balconcino, ovviamente la casa l'ho arredata io e lui l'ha costruita, perché non avevo manco voglia di costruire. Infatti ci sono gli schiavi che lo fanno. No! Cosa? E niente, qui ho messo questa piccola redazione in bambù con la libreria e questo è l'altro balconcino che dà sulla terrazzina molto carina. Poi Ma abbiamo fai una folla di un'altra ferro? stanza. No, niente, vado a fare io. Questa è la nostra stanza, molto carino, ognuno ha le cose sue dentro le chest. Ci sono le armature. E niente, questa è casa nostra, molto, molto triste. Ma No, scherzo. come triste. Va bene, allora la butto giù, TNT e la rifai. No, qua abbiamo il campeggio con il fuochetto. Con il fuochetto. L'altra volta nell'ultima live ci siamo messi a fare in cucina con Kids e è esplosa tutta la cucina. No. Se volete potete andare a riprendere le clip della live qui su YouTube. Poi abbiamo il cavallino, la stalla e ho trovato anche lo scheletro cavallo che dovrebbe essere tipo la cosa più rara di Minecraft, a parte gli axolotl e altra roba che ora hanno aggiunto. Questo dovrebbe essere una specie di mob spawn, però non è proprio mob spawn, cioè spawnano perché non c'è nessuno e perché è buio, semplicemente. Ma la gallina piccola può uscire da questo mini buco? Abbiamo un problema.